Ultimamente mi chiedevo perché al sud mangiamo così tanto. Poi mi sono trovato a passare da Asfugliatelli in via Nazionale e ho scoperto una nuova sfogliatella. Mi chiamo Raffaele Esposito, lavoro a via Nazionale, a Sfogliatella a via Nazionale Napoli. Abbiamo inventato questa sfogliatella al limone. Questi sono gli ingredienti: crema, ricotta fresca con zucchero, limone grattugiato e limone fresco premuto. La sfogliatella nasce nel XVIII secolo nel conservatorio di Santa Rosa da Lima, in provincia di Salerno. Questa nasce quasi per caso. Era avanzata nella cucina del convento un po' di pasta di semola e invece di buttarla aggiunse frutta secca, zucchero e limoncello, ottenendo così un ripieno. I tempi di cottura, un quarto d'ora. Questa è fatta con crema, ricotta e limone premuto, grattugiato. Quello è fatto con ingredienti sono semola, ricotta e diversi. Quanto tempo ci vuole a mangiarla? Un minuto. La particolarità di Abel è il fatto che contiene limone, e il limone ha tanti benefici per la salute. È ricco di vitamine C dalle proprietà antiossidanti, purifica e disintossica l'organismo, migliora la digestione e contrasta la nausea, riduce i livelli di colesterolo cattivo, basso indice glicemico, svolge azione antibatterica utile contro infezioni della gola e urinarie, stimola il sistema immunitario, previene la gotta in quanto abbassa i livelli di acido urico. Quindi, mai come adesso, siamo giustificati per ci mangiare una bella sfogliatella. The penny arcade, the games that we played, the fun of the prizes. Ma io non mi sono limitato a chiedere solo informazioni sulla preparazione della sfogliatella, bensì ho portato dei miei amici senza dirgli che mangiavano una sfogliatella diversa. Vediamo la loro reazione. Loro sono Crick, Croc e Carmine. Come ti chiami? Emanuele. Umberto. Mi chiamo Paolo. Di dove sei? San Giorgio a Cremano. Secondigliano. Ego da Casoria. Quanti anni hai? 22. 20 anni. Ti piacciono i dolci? Sono un amante dei dolci. Abbastanza, sono molto goloso, sì. Quanti tipi di sfogliatella conosci? Due, la frolla e la riccia. Due, la riccia e la frolla. La riccia e la frolla. La vuoi assaggiare una bella sfogliatella? La direi, grazie. Proviamo. Come no? Quello che le nostre cavie non sanno è che a sinistra mangeranno la sfogliatella classica, a destra Abel, a cugina la sfogliatella. Ma andiamo a vedere la loro reazione alla classica sfogliatella napoletana. E come mangiano? È proprio buona, dai, là. Possiamo fare più spesso? La classica sfogliatella napoletana. Ma adesso vediamo quale sarà la reazione alla nuova sfogliatella. Bellissima, ragazzi, esagerata. Arrivo. Guarda, bene. Questo ci può un po' di ancora. Ah, il parolo no. È buona, eh. E addirittura Paolo si è organizzato e se ne è più. Era offerta, Paolo. Se vi trovate in giro per Napoli, state a Massanì. Mangiate va bella, cugina della sfogliatella. Allora, vi vediamo ad assaggiare la nostra sfogliatella limone a Napoli, via Nazionale, 19-23, a bella, a cugina della sfogliatella. E non vi nascondo che mi è venuta fame, ma vaga a mangiare. Ciao!